Pescara ha rivitalizzato, i biancazzurri credono fortemente nell'impresa play-out. Difendere bene per attaccare meglio, concetto basico, equilibrio tattico, in questo senso fondamentale il contributo di Buzzellato. Tenuta fisica eccellente, oggi autentico valore aggiunto. Un gruppo diventato squadra, sabato prossimo la sfida di Brescia, out Drudi e Bocchetti. Stagione finita per Balzano e Memuscei, che domani, come anticipato, si sottoporrà ad un nuovo intervento chirurgico per la pulizia del ginocchio già operato in agosto. Recuperati Rigoni e Tabanelli, in dubbio Cristian Galano. Brescia trasformato dal 44enne tecnico spagnolo Pep Clotet. 21 punti in 11 partite, 5 vittorie nelle ultime 7, tutt'altro che scontata la presenza di Cistana. Al suo posto eventualmente il gigante venezuelano Chancellor, al massimo panchina per Alfredo Donnarumma. Il francese Aie è il punto di riferimento centrale. 11 gol in campionato, attaccante fisico che non partecipa tantissimo alla manovra, ma è letale in area di rigore. Sistema di gioco 4-3-2-1. Il Brescia è una squadra che palleggia bene, sale molto con la linea difensiva, pressa alto ma nel contempo concede. Tatticamente il Pescara dovrà essere abile nelle transizioni, come sempre equilibrio, ordine e ripartenze. Altra opzione, se attaccato l'11 di Clotet può andare in difficoltà. I centrali non sono velocissimi, ma se il team lombardo ribalta l'azione può fare male, con mezzali e trequartisti rapidi e di gamba come Bjarnason, Pajac, Bisoli, Ragusa e Spalek, senza considerare la spinta sulla fascia mancina di Bruno Martella, abruzzese di Pineto, tra gli ex della gara. Pochissime gioie al Rigamonti, ma significative e comunque da ricordare. L'ultima in Coppa Italia, agosto 2017, 1-3. Gol di Cristian Capone ispirato da Proietti, soprattutto i due gioielli di Nando del Sole. Andando a ritroso, 8 novembre 2014, stesso risultato. Marco Baroni in panchina, Benalì sblocca il punteggio per il Brescia. Nella ripresa si scatena Pippo Riccardo Maniero, subentrato a Pasquato, doppietta del centravanti partenopeo e rete di Federico Melchiorri. Infine la spettacolare vittoria del Pescara di Zdenek Zeman. 17 ottobre 2011, doppietta di Ciro Immobile e gol di Lorenzo Insigne. Senza dubbio un calcio irripetibile.